Chiami. Andrea? Ah, ma siete qui! Raga, cosa fa Minni? Oh mio Dio. Rifacciamo. Minni. Stop. Ehi, no! Ragazzi, questo è l'inizio di un video grandioso. Praticamente a me e Franci, cioè, allora, è nato tutto da un'emozione, come tutte le cose. Sono nate da un'emozione. Intesa. No, un'emozione. Più che altro un sentimento, ed era la noia, un altro sentimento, la frustrazione, quindi tristezza, rabbia, che sono emozioni, di non avere la PlayStation dopo 5, dopo 2 anni, ok? Quindi mi sono detto, fra a mali estremi, estremi rimedi. Siccome viviamo in dei paesini di agricoltori, paeselli, comunque siamo dei bifolchi di paese. Andiamo in tutti i negozietti, quelli lì delle nonne che non sanno neanche loro che cos'hanno, di tecnologia, e magari hanno acquistato una PlayStation 5 non sapendo nemmeno cosa sia, a caso, e ce l'hanno ancora lì sullo scaffale. Giriamo tutti questi paeselli alla ricerca della PlayStation. Un'idea di merda, non poteva mai funzionare, eppure. Questa è la nostra avventura. Stacca, vai! Come si è visto? Io l'ho visto bene. Wow, anche tu qui! Siamo... Ragazzi, bando, Bando. ciancio le bande e andiamo avanti. Fanculo i canali, quelli tecnologici hanno fallito completamente. Non si trova da nessuna parte. Non si trova niente da. Non si trova niente da nessuna parte. Quindi mi sono detto, andiamo alla vecchia. Questo video sarà a caccia della. Perché bisogna essere sicuro che la 5 sembra essere. Sgamare qualche negozietto di elettronica gestito da qualche vecchietta, ma è Vicchietta. una copertura per soldi. No! No, non è vero? È qualche vecchietta che magari ha acquistato per sbaglio la PS5 non sapendo manco che cosa fosse, è tenuta sullo scaffale perché ha zero clienti giovani più che altro. Quindi la vedono, dicono, con la lavoro lì, magari l'hanno già acquistata come microonde, ma poi gliel'hanno riportata indietro perché non funziona niente. Se era la PS4 invece l'avrebbero tenuta perché è come microonde. Vabbè, comunque, via! Quindi si va, si Vola, vola! vai. Cicchi, cicchi, cicchi! Si può andare, dai! Si parte, questa avventura! Dove andiamo? Non hai preso nessuna cosa? Che c'è il navigatore, bella! Però qua, il navigatore. Ma cosa hai messo? Io ho schiacciato per la prima volta negozi di elettronica. Vai! Ne uno ho Porca contato troia! uno che si chiama Elettromax di Salvatori. Vedi quelle robe lì! Dobbiamo trovare Ne ho quelle robe lì! contato uno. Sì, perfetto! Buono, dobbiamo andare in quelle robe lì. Electromax dei Andiamo. Salvatori ci salverà! Salvatore, a me basta che sei al singolare, ok? Quanto ci dà? 3 minuti! La PS5 a 3 minuti da noi! Sì! Non vedo una lente, ma Destra. non è un problema mentre guidi. Ok, Rivolgi sinistra. guys, la troveremo questa. O ci scapperà da pisciare prima. Ok, comunque, vedremo. Dai, vedremo. Svolta a sinistra. Sì, la sento anch'io, Contato uno. Sì. Un solo Però è contento ed troppo è uno. vicino, cazzo. Aspetta, il primo li stiamo facendo tutte le tappe. Sì, no, però intendo, ho brutte sensazioni, capito? Perché dobbiamo trovarne uno inculato ai lupi che in realtà non si caga un cazzo di nessuno e non si sa per quale grazia di Per me Dio. neanche questo, ci cioè, un cazzo di Sì, è Gesù. vero, È pure in zona Cazzo, la industriale. zona è bruttissima. Ma dici che è un negozio o è una ditta? Dici? No, è un negozio. È proprio un negozio, Ma sì, deve essere dov'è? qua adesso tra 80 metri. Ma non è vero, cos'è? Ma no, ma è questo, fra. No, free world service. Bene, primo negozio, Ecco perché ho non contato c'è. male. Sarebbe stato Mi perfetto sa che è questo qua. proprio questo, amore. Guarda che c'è la postina che dobbiamo beccare, fra. Vai, inseguilo. Il 18 è proprio quello Prova. stabilotto che abbiamo visto prima, guarda questo. Uno stabiotto. 18 è Oh, quello no, lì ho proprio. detto che quello lì. Ma ho capito, ma non è un negozio. No, ma non è.
Ma non può essere un negozio questo qua. Boh ragazzi, il navigatore ci porta in questa cosa un po' inquietante, con dei rami secchi e mi ricorda l'Elden Ring che non sto riuscendo a giocare. Scendo a vedere. Vabbè, tu filmami da qua, che se mi attacca, da qua. Se mi attacca qualcuno lo so, sì, non c'è un cazzo di nessuno. Ditta che fa impianti elettronici, magari posso chiedere se mi fanno la CPU della PlayStation, che certo, qualche... sì, poi mancano i materiali, magari lui li ha, qualche rapporto con la Russia. Va bene, ok, andiamo. Aspetta, devo mettere un altro. No, no, ma è giusto, ecco qua, negozio di computer. È giusto trovare quelli barbi, quelli sbarbi. Oh, sì, no, 5 è troppo, amore. Ma solo su un commento, solo su un commento. Per me sai che ci vuole qualcosa. Ah, un commento, sì. Allora sua mamma, va bene. Ci vuole una roba tipo 2-3. Sì. Una roba così oscura. Anzi, ci vorrebbe una senza recensione, che vuol dire che non se lo caga un cazzo di nessuno. Esatto. Se la troviamo esplodo. Non so se ci sarebbe da ridere o da incazzarsi a manetta, visto che per 2 anni l'hai avuta lì. No, ma i posti sembrano perfetti, amore. I posti sono perfetti, guarda che ci sono già i trattori e le mucche. I posti sono perfetti. Il posto giusto per la PS5. Guarda qua, altre gallinotte. Siamo arrivati. Ci trovo sulla sinistra. Ma non è vero, come si chiamava? L'abbiamo persa. Vendesi. Ma non c'era niente. Pure dice di sì qua. Ma sarebbe stato perfetto questo. Sarebbe stato perfetto questo. Aspetta che vado a vedere questo. Il numero. Aspetta, no, che mi faccio passare, scusa. Sarebbe stato perfetto questo, fra. Sì, entra che io intento. Ma che negozio di elettronica è? Ma no, ma è una entra, devi entrare qua. Ma è un aggiustatore di computer, non c'è un cavolo, fra. Fai vedere, l'hai fatto vedere. Fai vedere comunque. Qua ragazzi è dove ci ha portato il secondo tragitto. Non so perché ci abbia portato qui. Che numero era? 23. Il 23, là c'è il 21, ma c'è una casa. Sì, 23 allora. Ma c'è una casa? Lì c'è un vecchio che... Vabbè. Niente, anche il secondo è fallito. Vediamo il terzo. Ma che cosa mandano lì? Ma che cazzo era quello lì? Negozio di computer, comunque c'è proprio scritto, no? Quello lì. E come dice la recensione? Dobbiamo indagare un po', dobbiamo fare un po' i detective. Dici che dovremmo. Dice: ciao, voglio lavorare con te. Sono in Marocco per il modo in cui ho certificato di lavoro e di testimonianze hardware. Ok, abbiamo capito che non è un negozio, ma è un aggiustatore di computer illegale 100%. Fantastico. Adesso okay. C'è Terabyte, Nuvolento. Questo è proprio un negozio, quindi voglio vedere. Devi andare a destra, okay. Ad ascoltarlo, non ti ha detto sinistra, ma tu qui. Sì, infatti, ho visto. Perché? Ci vuole in tutto contro di noi, figa! Però questo è un complotto della PS5, non c'è un cazzo da fare. Abbiamo trovato il bug di sistema, hanno detto. Sicuro? Oh, questi qua stanno trovando il modo per aggirare il bundle da 1000 euro di GameStop. Bisogna fermarli, Google. Digli tutte le direzioni al contrario di quello che dovrebbero fare, figa. Dopo ti ritrovi in un posto isolato con un negozietto di merda. Però si prometteva benissimo, sì. Prometteva benissimo. Che poi sono sicuro che se dovessimo entrare dal tipo dei computer e glielo chiedevo, mi dicevo te lo procuro. Sì, infatti. 100%. Dovremmo farlo, secondo me. Te lo procuro, ma caparra. Ho visto un cane da sopra il tetto, stramento. Un cane sopra un tetto. Dobbiamo dare un occhio ogni tanto che non, che non smetta di registrare. Oh, piccole. Zero chicole. Ah, io le sento. No, visivamente non so. Lo vedere di là bene la narice. Ah, da qua, peccata. Questo sarà il nostro negozio vero, il primo, perché prima che cazzo era. Qua, Terabyte, vedelo qua. La tua destinazione ma è un... si trova sulla sinistra. Ma è un negozio. Per vedere fra. No, allora andiamo ci dentro portato. Certo che andiamo a vedere, questo è un negozio. No, ha qualcosa, ha qualche telefono. Dobbiamo qualche andare tecnologia. A chiedere, dai. Siamo PS5. Sì. Ovviamente sto facendo questa cosa. Buongiorno.
tutto, riparazione, cose che devi fare soldi. Niente, raga, siamo tornati. Tutto tranne le console. Però era figo il negozietto. Riuscito a filmare qualcosa? Così, sì. Cioè, forse le troni sarebbero perfette, perché le troni non se le caga un cazzo. C'è anche il nostro Silver. Ah, eravamo già andati al nostro Silver a chiederlo. Qual è? Ah, quello là, sì, eravamo allora, già andati. Facciamo prima questo. 3 minuti, però dobbiamo tornare indietro. Sì. Ok. Va bene. Sì, inversione. Non posso farla qua. Sì, ma c'è la rotonda lì. No, non mi frega un cazzo, la faccio qua io. Sì, vai, vai. Magari la Conad. Sì, hanno sbagliato, hanno fatto un'ordinazione di un tagliacarte ed è arrivata una PSC. Qua devi svoltare a guarda destra. Secondo me una Troni sarebbe perfetta, ma perché le Troni Clara non se ne caga un cazzo vocale di nessuno. Volta a destra e prendi via Marco. Ma non dove? È vero, ma chi, cosa, dove, ah, quando qua. Un gatto. C'è un gatto. Ma qua la tua destinazione si ma che bello che sinistra. Wow, bellezza. Ma dove cazzo Barbarossa, ci porta? Barbarossa si chiamava, dovevamo capirlo prima. Barbarossa non esiste. Ma porca di quella. Ma che cazzo di negozietti inventati sono? Perché c'è sta roba? Ma è gente con partita IVA secondo te? Boh. Ma cos'è quella roba lì? Vabbè. Terzo negozio. Ma non è. Ma è quel. Ma non, eccolo. Ma perché ci portano nelle case? Ma è questo, eh. È questo, certo. Ma porca troia, ma che cazzo. Vai di inquietante. Ma quella voglio seconda vedere, verde. No? Sembra ipermilitare. Mettiti no? Qua nel parcheggio. Ma porca troia. Fidala che macchina. Ah, ma è morto. È morto. Cioè, è morto il negozio. Bene. Ma che auto c'è? Guarda, fai vedere in che posti viviamo, porca di quella. Sì, allora. Sì, qua sono ancora gli anni 90. Qua è inquietantissima la bandiera italiana sulla serranda così verde, militare. Boh, non lo so, forse perché è il periodo. Vai, dove si vola? Non c'è qualche Troni del cazzo. Proviamo Troni, bravo. 12 minuti. No, beh, ci sta. Okay, con Andrea. Oh, tutte adesso le macchine. Oh, cosa girame? Incontré. Lo incontré. Ti stai già abbattendo. Cioè, qua ci lo sapevamo che. Sperduti. Lo sapevamo che era una cosa avventata, dura, sì. temeraria, folle. Per niente. Probabilisticamente dalla nostra parte, cioè proprio falliremo alla grande, ma noi ci proviamo, non siamo disperati, non sappiamo più cosa fare, la PS5 di merda. Mi dicevano, ho iniziato il bundle con GameStop e mi dicevano: sì, non ti preoccupare, a Natale dell'anno scorso arriva. Non è arrivato un cazzo. Natale, e mi ha detto: a Natale mi fa: no, sei ancora ventesimo, fai che gennaio, febbraio, marzo. No, ti avevano detto gennaio. No, gennaio. Niente, marzo. È arrivato marzo. Niente. Poi era diventato maggio. Niente. Poi. No, adesso è diventato cosa? Maggio, maggio giugno. Sì, e non ho detto, giugno, non ce maggio. La faccio più. Ah, è uscito Elden Ring. Quindi ho acquistato l'Xbox. Però. Voglio anche la PS5 perché devo giocare a Horizon e un po' di cose. Devo nutrire il mio lato nerd. Pellicceria. Che è una cifra che non viene nutrito. Vai, piccola. Oddio, sta già sclerando. Quando fa così, ha fame, sta già sclerando. Facciamo l'ultimo e poi andiamo a mangiare. Ah! Capito che ci fermeremo in qualche piadina via, tipo. No, non possiamo. Ma sì, lo facciamo stasera il pesce. No, non facciamo oggi il pesce perché io sto male, non posso mangiare la piadina. Mamma che no. Non vedi come sto, guarda che faccio. No, la faccia è perfetta, guarda che bellezza. Mamma mia, che nervo, come fai a venire? Ti stai dando così. Finché esplodi. Vuol dire la tua ditta. Brexa Group. Ada Bresciani, magari glielo chiedo. Ada, volentieri vado lì dal più vecchio che vedo e gli dico: sono tuo figlio. Oppure bravo, aspetto bravo di vedere il bilancio e qualche esatto debiti. Perché acqua e sapone, solo acqua e sapone. Acqua e sapone vendono i trucchi. Mamma mia, che ipocrisia. Sì. Sto ruttando il mio stesso fegato. Sto digerendo il mio fegato. Quanto manca, fra? Qua ci sopra andavo a giocare alle macchinette con Sara. Bene. Con un negozio di sopra. Bene. Passato dall'udopatica della mia vita. Destra, siamo già qua, Qua che si chiama? Che sì, cos'è? Un Troni? Questo è Troni, dovremmo trovarlo. Sì, eccolo qua.
Ma è troppo grosso questo che... Facciamo vedere i nostri followers. Ok, andiamo alla Troni. Ragazzi, siamo arrivati e questa è la Troni. Questa è Francia che cerca di scendere dalla sua auto. Qui ci hanno portato i navigatori. È un posto nuovo, ma è conosciuto. No, Francia lo conosce. Mi ha spinto, ti ho visto. Vediamo, dai, vediamo se avremo fortuna qua dentro. Qua, nella testolina di Francia. Niente, abbiamo provato, ragazzi. Non c'era. Ho sussultato un casino, ragazzi, perché mi giro nello scaffale. Ho visto il Joy-Con, si chiama quello nuovo. Comunque, il pad della PS5. Ho detto, partite! No, non c'era un cazzo. C'era solo il pad dei mini videogiochi. Comunque l'hanno avuta qua loro la PS5. Magari una l'hanno avuta. E va bene, è una buona strategia la caccia alla Troni, sai? Sì. Dovremmo trovare una tronina di paese in culo ai lupi. Eh? Perché mi sa che il sito della Troni non se lo caga un cazzo di nessuno. Ah, però di contro siamo usciti con una risma di fogli, di stampante. Eh? La dimensione sembra quella della PS5 almeno, dai. E che non sappiamo più come consolarci. Parca di bel cazzo. Non c'è modo. Siamo usciti con dei fogli del cazzo. Fra adesso sto smacchinando con il GPS per trovare dei nuovi obiettivi. La prima volta la passo con te. Cosa monta? Cookie. Aggiornamenti? No, allora, io sto cercando di intrattenere, ma anche perché se vogliamo andare tipo nelle Troni, facciamo prima chiamarli prima. Sì, è vero. Invece nei negozietti. Negozietti no, infatti. Ti risponde un cazzo di nessuno. Se becchiamo il negozietto con in mente, praticamente se gli dici PS5 non sanno neanche che cos'è. Gli audaci sono aiutati dalla fortuna, dicono. Neanche le banche sono riconoscibili qua. Sì, la cassa rurale che cos'è? Ah, era lì sopra? Non l'ho visto. Ah, vabbè, c'è. Ci giriamo qua. C'è la rotonda qua, ok, bravo. Ci giriamo qua. Rotonda. Ma non vedo un cazzo. Per me ne sarà. Qua. E sarà ma che bello. C'è con il COVID. Sì, però abbiamo fatto bene a provarci. Mi piace questa intraprendenza che ci è venuta. Visto che di solito siamo stato bello, in autostima low. È stata la nostra ultima prova di oggi. E perché andiamo di qua? Ragazzi, non molleremo. Questa è la nostra prima mattinata. Porca di quella troia. Oh, ragazzi, non molleremo. Questa è la nostra prima mattinata e sapevamo un cavallo che sarebbe stato molto difficile, se non impossibile. Ma non molliamo e alla fine vedrete questa avventura del cazzo. Buona, la troveremo. Vai, per ora stacchiamo. Ma devi proprio girare. Ma che luce è? Ragazzi, faccio come TikTok che si mettono il sole per far vedere che sono figli, cose così. Non lo so, non ho mai capito. Fa cagare quell'inquadratura lì su TikTok. Vabbè, ragazzi, secondo giorno. Cazzulli. Secondo giorno, ragazzi, per la caccia della PlayStation. Andremo in paesi innominabili che Franci conosce, che dovrei conoscere anch'io visto che sono 10 minuti da casa, ma non conosco un caso. Geografia, che poi fa strano dire geografia quando, vabbè, comunque conoscenza del posto, non so come cazzo si chiama, o non ce ne frega un cazzo. Si parte. Non c'era bisogno che lo facevi, l'ha fatto davvero la macchina. E poi la macchina con un cazzo di trattore che è un diesel. E questo format quando è che mi è venuto in mente di farlo? Quando la benzina costa 6 euro al litro. Yeah. Ieri stavo piangendo mentre ero dal benzo. Glad you came. L'ISO elettrodomestici expert. Beh, ci siamo. Se non ce l'ha l'ESO, la PSS. L'ESO è un nome che potrebbe garantire uno scenario di questo tipo. Buongiorno. Avete la PS5? No. E invece sarà 47 minuti. Quindi la troveremo. L'ESO mi sa che non ci andiamo da l'ESO. Abbiamo canato. All my friends are toxic. Forse devo scrivere Brescia. Che cazzo di ISO. Ieri ho provato a mettere i tuoi occhiali da solo che ho trovato lì. Non mi ci trovo proprio bene. Sì, sono lì in auto, stai bene invece. Non è vero. Sembra una gattina. Tu sei una gattina. Allora, una gattina. Andiamo da Masterphone. Ah, sì? Masterphone. Sì. Allora. Masterphone fa rima con console.
la rotonda, svoltare a sinistra. Uscita e prendi via Basilicata. Se la ottava uscita, che rotonda è? Questa bello. È la zona dei ricchi, di Mulinetto. Ah, so io, minchia, minchia. Non so perché ci abitano metri, tutti bene. Minchia, quel cancello lì, così come è casa nostra. Qua non già di meno, eh. Ricchi meno, quella curva là, ricchi ricchi proprio. Barle Falit, zona ricchi. Anche perché i ricchi non vanno mai nel bar della zona, si devono spostare sempre. Troveremo la PS. C'è ricerca vincente, ci crediamo molto tanto. Sono un po' devastato dalla droga. Anch'io. Quanto cazzo manca? Sempre starnutisce. Starnutisce. 3. Ma certo, ce l'hai cosa? 2. Temporizzato. Ma come? Ora mi hai fatto ridere. Ma oh, solo per i cellulari, fra. Si vede. Eccoci. Eccoci. Basta no, è solo po'. Per i cellulari, fra. Perché fa altro niente. C'è? Passiamo al prossimo. Ma c'è il negozio? Sì, c'è via, sì. Che sembrava un riparatore anche questo. 3 minuti da qua. Bella. Sento che questa volta non la troveremo. Ah, io lo scommetto. Abbiamo okay, visto io. Tutti. Franci ha scommesso con me. Franci dice che la troveremo. E ha scommesso Manny. No. Col cazzo. Svolta leggermente a destra e prendi ma via. Qui? Sì. Grazie di cuore. Grazie. La smetti. Che bella questa zona. Questa è un'altra zona ricca. Medio borghese. C'è un bello Giraptor. È vero, che bello. Destinazione si trova sulla sinistra. È fallito. Sì. È fallito. Porca di quella troia. Ho vinto io la scommessa. Eccoci arrivati. Dai, ma sono nei dei giornali. Fallito anche questo. Questo piano è terribile. Questa ricerca sta andando sempre meglio. Ma noi non molleremo. Perché su internet va molto la cosa del non mollare, del non mollare. Aspettiamo che si chiamano da GameStop. No, andiamo avanti. Ok. Dove andiamo? No, no. Ragazzi, ve lo devo confessare, mentre eravamo in giro io e Franci a caccia della PS, ci ha chiamato GameStop. Ed è così che ha trovato la Play. Però c'è da dire una cosa. La guerra, ragazzi, è una bruttissima cosa, ok? E basta, non c'è ma né però. Diciamo che non tutti i mali vengono per nuocere e io sono riuscito a ottenere la PlayStation 5. Allora, la chiamata di GameStop è stata questa. Non mandano più le PlayStation alla Russia, quindi se sono liberate un po' di PlayStation e tu sei salito in classifica. Quindi, la mia PlayStation è quella che era destinata proprio a Putin e io ho contribuito forse a destabilizzarlo ancora di più mentalmente, perché la PlayStation almeno si sfogava su quella. Vabbè, a parte questo, è andata così, ragazzi, devo confessarlo. Mi ha chiamato GameStop e siamo andati a prenderla subito perché il piano stava fallendo totalmente, ok? Però all'inizio video sembrava che fosse avuto successo. No. Quindi, tanti auguri a me. Piano fallito. Stacca.